Abbiamo un problema gigantesco con gli adolescenti, anche a Verona credo che il sindaco Tommasi e i vari assessori siano aggiornati perché ho parlato con diversi di loro, tra cui Ghilelonghi, Cellini. Abbiamo un problema con gli adolescenti perché siamo troppo ricchi. Ricchi, ricchi, siamo troppo ricchi. Siamo troppo ricchi e come educatori pensiamo di governarli a distanza e affidare la loro esperienza al digitale, fondamentalmente. Invece avremo tanto bisogno di vedere sempre meno adolescenti a Santa Giuliana, che vi ricordo è un centro di eccellenza per la Regione Veneto per la cura della salute mentale degli adolescenti, quindi vengono da tutto il nord Italia. E quindi è un osservatorio che può dirvi insomma, delle parole abbastanza significative. Viviamo in una condizione di comodità, di agio, di lusso, che a 13, 14, 15 anni genera, se non sei ben accompagnato, genera la possibilità di distrarsi troppo fino a stare tanto male. E quando stai male a 14-15 anni, tutto quello che è efficace da un punto di vista psicoattivo, quindi fossero anche le martellate sulle dita che non si danno, ma sicuramente le sostanze, l'alcol, tutte queste dimensioni permettono di sopportare meglio il peso di un'esistenza che a 14 anni potrebbe andare a fare delle cose eccezionali e che invece deve spendere il proprio tempo con delle cose, con delle esperienze microscopiche, poco significative, molto noiose, tanto scenografiche, estetiche, ma poco significativa da un punto di vista dell'esperienza emotiva più profonda. Per cui le sostanze non sono un problema, a meno che non cominciamo a discutere non della testa dei ragazzi, ma di quanto come adulti offriamo loro per essere occupati bene, con meno agio e più impegno, in maniera da sentire meno il dolore del vuoto. Non so se riesco a spiegarmi, insomma. Quindi, se fossi dell'ottava circoscrizione e dovessi fare una domanda, io partirei da una preghiera. Chiederei all'amministrazione di far fare più esperienza reale possibile a tutti gli adolescenti dell'ottava circoscrizione. Non mi interessa la forma, la foggia, se si tratta di pallone piuttosto che di corsa, di studiare insieme con altri adolescenti piuttosto che ballo. L'importante è che non li lasciamo troppo attaccati al digitale. Guardate che l'ultima ricerca, ambiente, territorio di Venezia, 1300 interviste di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno dichiarato che passano, più del 50% di loro passa tutto il tempo libero in connessione. È un disastro, capite? È una forma di impegno del proprio tempo che non è esperienziale, come stare sul campetto, come andare a passeggio, come scavare una buca, nulla di tutto questo. È una forma esperienziale che passa dagli occhi, riempie la mente, ma non costruisce soggetto identitario, che è l'elemento su cui si basa la salute mentale di un adolescente. E quindi la mia preghiera è: aiutateci, aiutate i vostri ragazzi perché stiano più tempo nelle esperienze con coetanei e adulti di prossimità, carne e ossa, in grado di fargli fare delle buone esperienze piacevoli.
Quindi non è sacrificio, non è abnegazione, non è lavori forzati, anche divertimento, ma su un piano dell'esperienza reale piuttosto che digitale.